Buongiorno a tutti quelli che sono connessi in questo momento. Volevamo ringraziarvi per essere stati puntuali. Stiamo aspettando ancora un paio di minuti perché avevamo avuto parecchie adesioni. Quindi aspettiamo un altro paio di minuti e poi dopo iniziamo con il webinar. Questa è una piccola comunicazione di servizio e grazie a tutti quelli che sono connessi in questo momento. Allora, io direi di iniziare a questo punto. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento, il primo di una serie di webinar che stiamo organizzando, che abbiamo deciso di lanciare come Knowledge for Business nell'ambito di Innovation Village. Io diciamo, faccio una premessa per chi non lo sapesse: Innovation Village è una manifestazione che ormai da 5 anni crea valore nell'ecosistema dell'innovazione campano ma anche italiano, proprio attraverso un'azione di networking e facilitando tutti quei processi di contatto, trasferimento tecnologico, conoscenza del mondo della ricerca e dell'innovazione. Chiaramente anche Innovation Village, che era programmato a marzo, ha ovviamente risentito di tutte le trasformazioni e di questa situazione generale dovuta al Covid, ormai, diciamo, come tante altre manifestazioni e come tanti altri network, abbiamo anche ricominciato a ripensare il senso di una possibile presenza di Innovation Village delle nostre reti all'interno ovviamente del mondo digitale. Per questo motivo, diciamo, abbiamo pensato di promuovere questi webinar con il supporto di numerosi nostri partner. Oggi sentirete la relazione di Andrea Canonico,
dedicata chiaramente a quelli che sono gli strumenti del credito d'imposta, ricerca e sviluppo per le imprese, che chiaramente è un primo intervento strumentale di supporto alle imprese, ma poi in qualche modo anche Marco Abro vi racconterà un po' di come stiamo strutturando invece questo programma futuro di interventi che costruiamo di volta in volta con tutta la nostra rete partenariale appunto tra ricerca, imprese, incubatori, proprio per diciamo continuare a rafforzare e a ragionare sul senso di questo networking e per favorire il trasferimento proprio di conoscenze, informazioni in questa fase così particolare e delicata. Chiaramente, come molte altre realtà, stiamo anche progettando una trasformazione della manifestazione in corso e quindi anche di passare al di là dei webinar, di fare dei webinar, ma di passare anche a uno strumento un po' diverso di digitale per rimanere in contatto. E su questo appunto poi vi invitiamo anche a darci i vostri contributi e vi terremo aggiornati attraverso i nostri canali su come si evolverà appunto questa manifestazione. Io diciamo chiuderei un'introduzione generale su quello che stiamo facendo e chiederei anche a Marco Abro però di raccontarci un po' quali sono i prossimi programmi sostanzialmente e anche poi darci un po' le regole di questo webinar. Sì, allora buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie Francesca della parola. L'idea è stata quella di trasportare alcuni degli incontri che avevamo in programma Innovation Village appunto su piattaforma per chiacchierarne in maniera anche un po' come è successo durante questa quarantena, abbiamo imparato a conoscere queste nuove piattaforme. L'idea dei webinar ci permette comunque di mantenere vivo l'interesse su quelli che sono temi di innovazione, temi tecnici anche, soprattutto come appunto nel webinar di oggi ci mostrerà Andrea. E insomma, cercare anche di rendere un po' interattiva questa discussione utilizzando quelli che sono gli strumenti presenti in piattaforma. Il programma di questi webinar è abbastanza già pieno, diciamo che abbiamo 15 giorni di webinar strutturati. Avremo per esempio in questa settimana il professore Mario Malinconico che ci racconterà un po' tutto quello che riguarda la parte di come si dice, simbiosi e di struttura e di utilizzo anche di rifiuti. Poi seguiranno degli incontri con anche diciamo, indagini sociali che sono state svolte in questo periodo, come cambieranno alcuni elementi all'interno a livello culturale nel post-Covid, fondamentalmente. Avremo l'Ordine degli Ingegneri che svolgerà alcuni dei suoi convegni sulle nostre piattaforme, cercando di aprirli anche a un pubblico più ampio. Avremo la Startup Campania con Pierluigi che nella settimana prossima diciamo, trasporterà la competizione sui nostri canali. Cercheremo di dare voce anche alle startup, le piccole e medie imprese che hanno partecipato all'Innovation Village Award appena avremo stilato la classifica, in modo da creare dei piccoli focolai, che è una parola molto inflazionata in questo periodo di interesse su vari ambiti che riguardano l'innovazione. Brevemente vi spiego come utilizzeremo questo strumento, il webinar, per tutti coloro che sono collegati. Andrea, diciamo, farà la presentazione tutta di seguito e nella parte sottostante, praticamente dove trovate Q&A, se ci sono domande potete scriverle anche durante la presentazione in modo da avere una, diciamo, proprio una scansione cronologica di quelle che sono le domande.
L'unica premessa appunto che mi sentirei di fare riguardo l'argomento che andiamo a trattare oggi, che chiaramente qualsiasi focus su casi specifici, aziendali o quant'altro, diciamo, avrebbe bisogno di un approfondimento maggiore, per cui Andrea è disponibile anche via mail per poter fare un'analisi un po' più approfondita per quello che riguarda diciamo casi aziendali o casi specifici. Io non ho nulla da aggiungere, solamente vi ripeto, le domande non le ponete in chat, ma sulla parte di domanda e risposta, in modo da averle tutte quante evidenti e discuterne verso la fine. Vi ringrazio a tutti e lascio la parola ad Andrea. Buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di uno strumento che è il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, che con la legge di bilancio del 2020 è stato sostanzialmente modificato e in alcuni casi anche semplificato. Modificato perché non contempla più soltanto quelle che erano le attività classiche di ricerca e sviluppo, ma si apre anche alle attività di innovazione e di design, con un particolare poi riferimento che vedremo alle attività di innovazione tecnologica 4.0 e di transizione ecologica, quindi tutto quello che riguarda la sostenibilità. Allora, andiamo a vedere subito come si modifica lo strumento. Eccoci qui. Di fatto questo strumento rientra nel piano di politica industriale del Ministero dello Sviluppo Economico, denominato Transizione 4.0, che contempla, oltre al credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione e design, anche altri strumenti che vengono sostanzialmente riproposti e migliorati. Il credito d'imposta per investimenti al sud, che è il beneficio relativo ad acquisti appunto di attrezzature, macchinari e impianti per strutture produttive nuove o esistenti ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, quindi tutti quei beni che concorrono alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e qui vengono ricompresi da quest'anno anche quelli che erano gli strumenti dell'iperammortamento e del superammortamento, e il credito d'imposta per formazione 4.0, che riguarda appunto tutte le spese che le imprese sostengono per la formazione del personale in ambito di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, quindi per tutto quello che è la formazione che ha come oggetto questo tipo di argomento. Come detto, l'argomento di oggi è appunto il credito d'imposta in ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design. Chiaramente gli obiettivi sono, da un lato, sostenere la competitività delle imprese, che può passare chiaramente in maniera preponderante attraverso attività di ricerca e sviluppo e sfida innovativa, dall'altro favorire processi di transizione digitale, come dicevamo, e nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale. Il credito d'imposta, giusto per fare un quadro generale dello strumento, è uno degli incentivi finora più utilizzati dalle imprese italiane che investono in ricerca e innovazione, chiaramente perché ha un carattere automatico, per cui non c'è la predisposizione di una domanda, e si applica generalmente senza distinzione a tutti i settori. Le novità di quest'anno sono molteplici. Le imprese che investono in attività di ricerca e innovazione hanno a disposizione tre nuovi strumenti che vedremo nel dettaglio. E sostanzialmente il vecchio credito di imposta per ricerca e sviluppo, che ricordiamo rimane in vigore fino al 31 dicembre 2019, viene riformulato. Le modifiche, giusto per dare dei riferimenti normativi, le modifiche sono inserite nella legge di bilancio 2020 nei commi che vanno dal 189 al 209,
in vigore dal 1 gennaio 2020 e diciamo questo tipo di modifica per quanto riguarda il credito d'imposta sostituisce l'attuale disciplina che era stata in qualche modo prima normata dal decreto legge 145 2013, che era il primo che faceva riferimento ad un credito d'imposta per ricerca e sviluppo, successivamente modificato poi dalla legge di stabilità 2015 e dalle leggi di bilancio 2017-2019. Quindi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 è riconosciuto un credito d'imposta per investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, design e in altre attività innovative. A chi è rivolto lo strumento? Ne possono usufruire sostanzialmente tutte le imprese residenti sul territorio italiano, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla propria natura, dalla propria dimensione, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile. Ovviamente, diciamo, una delle regole base per usufruire del credito d'imposta è che le aziende che ne usufruiscano siano in linea con il rispetto delle normative per la sicurezza nei luoghi di lavoro e rispetto agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. Sono escluse dal beneficio le aziende in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale e ovviamente quelle di destinatarie di sanzioni interdittive. Quali sono le attività ammissibili? Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico. Chiaramente il Ministero utilizza come parametri quelli che sono i principi generali enunciati nel manuale di Frascati dell'OCSE del 1963, con tutte le successive revisioni ovviamente, che sono dei criteri generali che individuano queste tipologie di attività, ma si riserva con un successivo decreto di andare a dettagliare meglio quali sono i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni. Questo perché chiaramente esiste sempre un'ambiguità rispetto a quelle che possono essere delle definizioni di massima e per quanto riguarda i casi specifici, ovviamente molto spesso le circolari dell'Agenzia delle Entrate o i diversi interpelli possono in qualche modo chiarire, dare delle indicazioni sui casi specifici. Partiamo appunto dalle definizioni che ne dà il manuale di Frascati e vediamo che la ricerca fondamentale nel manuale di Frascati, identificata come ricerca di base, consiste in lavori sperimentali o teorici che sono sostanzialmente che contribuiscono all'acquisizione di nuove conoscenze e quindi fanno fare un salto, diciamo, notevole di conoscenze in un determinato settore senza applicazione o usi commerciali diretti, quindi la cosiddetta ricerca pura. Poi vi è la ricerca industriale, che nel manuale di Frascati viene chiamata ricerca applicata. Sostanzialmente per il Ministero la ricerca industriale è una ricerca che è pianificata e serve per acquisire nuove conoscenze per l'utilizzo successivo poi nella messa a punto di nuovi prodotti, processi, servizi o per il loro miglioramento. Quindi abbiamo già queste prime due distinzioni. Sempre per restare al manuale di Frascati, abbiamo altre indicazioni che possono esserci utili nel momento in cui andiamo effettivamente a chiederci se il nostro progetto di ricerca consti di una ricerca ammissibile. Quindi la ricerca deve essere, per definizione, deve rispettare 5 criteri, ossia deve essere nuova, quindi deve produrre nuove scoperte, deve essere creativa, cioè partire da ipotesi originali, incerta, questo è un elemento molto importante, ossia i risultati della ricerca sono incerti per definizione, mentre gli obiettivi, data la tesi, possono essere
chiaramente identificati, la certezza che poi quegli obiettivi vengano raggiunti e che quel risultato porti alla conferma della nostra tesi non è data, per cui rimane sempre un elemento di incertezza. E questo è uno dei parametri che ci aiuta maggiormente nella definizione del nostro progetto di ricerca e sviluppo. Poi deve essere sistematica, quindi deve essere pianificata e organizzata, e deve essere trasferibile, ossia i risultati devono essere trasferibili e riproducibili. Gli ambiti identificati nel manuale di Frascati non riguardano soltanto quella che è diciamo il dominio tecnologico innovativo per definizione, sia quello delle scienze naturali o ingegneristiche e tecnologiche, ma riguarda anche le scienze sociali, ad esempio, con tutte le discipline che afferiscono appunto a questo ambito, le scienze umanistiche e artistiche. Quindi è ammissibile un progetto di ricerca che ricada in tutti questi ambiti identificati. Per quanto riguarda lo sviluppo sperimentale, esso consiste da definizione nell'utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti, disegni per prodotti, processi nuovi o modificati, servizi nuovi, e può comprendere, diciamo, genericamente progetti, disegni, piani, anche studi di fattibilità, purché non siano destinati a un uso commerciale, la realizzazione di prototipi, progetti pilota, che per definizione chiaramente non rientrano nell'uso commerciale, la produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o finalità commerciali. Quali sono le spese ammissibili per il credito d'imposta ricerca e sviluppo? Come sempre abbiamo le spese di personale che vedremo in questa versione del 2020 fanno, diciamo, sono un po' il cuore dello strumento. Poi abbiamo le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o locazione semplice per i beni materiali mobili e software, le spese per i contratti di ricerca extramuros, le quote di ammortamento relativo all'acquisto di privative da terzi e le spese per servizi di consulenza e per materiali, forniture e prodotti analoghi. Allora, per quanto riguarda le spese di personale, esse sono relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o di altra forma di rapporto diversa dal lavoro subordinato. Chiaramente parliamo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo. Quest'anno il Ministero prevede un ulteriore bonus legato alle spese di personale per soggetti di età non superiore ai 35 anni, che siano al primo impiego e che siano in possesso di un titolo di dottorato o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera, oppure in alternativa in possesso di una laurea magistrale in discipline in ambito tecnologico scientifico, che siano assunti con un contratto a tempo indeterminato e impegnati esclusivamente nelle attività di ricerca e sviluppo. Per questo tipo di personale l'importo arriva al 150% del proprio ammontare, quindi c'è un ulteriore 50% che costituirà la base di calcolo per il credito d'imposta. Poi abbiamo le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria, quindi parliamo di leasing, noleggio semplice e altre spese relative a beni materiali mobili e a software, con un tetto da quest'anno, il 30% delle spese ammissibili. Quindi come vediamo abbiamo già un primo discrimine, è stata data una maggiore importanza alle spese di personale e diciamo imposto un tetto ai beni materiali mobili e ai software, anche perché beni e attrezzature rientrano in altre misure, quindi qui si vuole privilegiare la ricerca. Poi abbiamo le spese per contratti di ricerca extramuros, quindi la ricerca che viene, attività che vengono interamente affidate all'esterno. In questo caso c'è un ulteriore bonus, ossia per la ricerca affidata a università e istituti di ricerca con sede nel territorio statale, le spese concorrono a formare la base di calcolo per il credito d'imposta fino al 150% del loro ammontare.
Resta invece, diciamo, il 100% per la ricerca affidata a imprese o ad altri soggetti, ed è anche possibile affidare contratti di ricerca a imprese o altri soggetti che gravitano all'interno dello stesso gruppo dell'impresa che usufruisce del credito d'imposta. In questo caso le regole seguono quelle del personale interno, quindi in questo caso, diciamo, non è considerata ricerca extramuros, ma valgono le regole del personale interno. Poi abbiamo quote di ammortamento relative all'acquisto di privativi industriali da terzi, quindi parliamo anche di licenze d'uso relative a invenzioni industriali, biotecnologiche, topografia di prodotto a semiconduttori o nuove varietà vegetali, con un tetto massimo di 1 milione di euro. Inoltre abbiamo servizi di consulenza, servizi equivalenti, quindi parte di servizi affidati all'esterno. Il discrimine qui con la ricerca extramuros è che nel caso della ricerca extramuros l'attività viene interamente affidata all'esterno, qui invece parliamo semplicemente di un servizio di consulenza. Per fare un esempio, diciamo, classico, si potrebbe pensare a quelle che sono studio analisi effettuate presso laboratori terzi, sostanzialmente. Il tetto imposto è del 20% in relazione alle spese ammissibili di personale o per la ricerca extramuros, senza tener conto ovviamente delle maggiorazioni previste che abbiamo già descritto. Per quanto riguarda le spese materiali e forniture o altri prodotti analoghi, esse sono ammissibili anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, con un tetto massimo del 30% in relazione alle spese di personale o, nel caso di ricerca extramuros, del 30% dei contratti dati all'esterno. Il calcolo. Anche questa, insomma, è una novità. Quest'anno si passa, con il credito d'imposta 2020, si passa da sostanzialmente un calcolo che era incrementale negli anni scorsi ad un calcolo sostanzialmente volumetrico. Quindi il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo che viene assunta al netto delle sovvenzioni o di qualsiasi altro contributo ricevuto per le stesse spese ammissibili, con un limite massimo di 3 milioni di euro, che viene ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore ai 12 mesi. Innanzitutto, la percentuale del 12% chiaramente è una percentuale che viene in qualche modo equiparata per tutte le voci di spesa. Inoltre, il tetto passa dai 10 milioni dell'anno scorso ai 3 milioni di euro, questo perché ci si è resi conto che sostanzialmente erano molte poche le aziende che usufruivano interamente del tetto massimo, per cui si è preferito abbassare il tetto e dare disponibilità a più imprese. Come dicevamo, la differenza rispetto agli anni precedenti è che il beneficio si calcola sul totale delle spese ammissibili e non sul valore incrementale rispetto al triennio di riferimento 2012-2014, così come per il credito d'imposta degli anni scorsi. Inoltre, novità, non si prevede nessun importo minimo di spesa ammissibile, mentre nelle precedenti versioni vi era una soglia minima di 30.000 euro di spese ammissibili. Il credito d'imposta si utilizza esclusivamente in compensazione ed è viene diviso in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione delle spese ammissibili. La base di calcolo, come detto, deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi per le stesse spese ammissibili. Poi c'è il credito d'imposta per attività di innovazione tecnologica e design. Per quanto riguarda le definizioni, atteso che il Ministero dello Sviluppo Economico ha sostanzialmente annunciato, anche in questo caso, un decreto che andrà a chiarire quali sono le attività di innovazione che sono ammissibili al credito d'imposta, ci atteniamo per ora ai principi e alle definizioni contenute nel manuale di Oslo.
in cui l'innovazione è sostanzialmente l'implementazione di un prodotto, sia esso un bene, un servizio, o di un processo nuovo o considerevolmente migliorato. Si parla anche di un nuovo metodo di marketing, quindi innovazione commerciale, o anche innovazione nel metodo organizzativo con riferimento a pratiche commerciali, luoghi di lavoro e relazioni esterne. Alcuni punti, diciamo, cardine di questa definizione sono riguardano il fatto che la novità, quindi l'innovazione, deve giungere al mercato. Perché laddove non si ha un oggetto che giunge al mercato e rimane quindi a un livello di prototipo, esso è da considerare una mera invenzione. E poi la novità, l'innovazione, deve implicare un miglioramento, quindi devono esserci dei miglioramenti nel prodotto, nelle prestazioni, e in linea con quelli che sono, possono essere i bisogni di un utilizzatore. Per quanto riguarda le indicazioni del Ministero, sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta tutte quelle attività distinte, diverse da quelle elencate precedentemente in ambito ricerca e sviluppo, che siano finalizzate a realizzare prodotti, processi nuovi o sostanzialmente migliorati per alcune caratteristiche, quindi un bene materiale, immateriale, un servizio, un processo che si differenzia da quelli già realizzati dall'impresa per almeno uno di questi aspetti: caratteristiche tecnologiche, ergonomia, ecocompatibilità per le prestazioni migliorate o per altri elementi sostanziali che siano rilevanti nei diversi settori produttivi. Sono escluse anche dal novero delle attività di innovazione tecnologica tutte quelle attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti, volte a differenziare un prodotto rispetto alla concorrenza o che intervengano su elementi estetici o secondari o che siano customizzati sostanzialmente sulle specifiche esigenze di un cliente. Le spese ammissibili riguardano le spese di personale, le quote di ammortamento, canoni di locazione per i beni mobili e software, le spese per contratti di innovazione affidati a terzi, consulenza e materiale forniture e altri prodotti analoghi. Le spese di personale sostanzialmente seguono le stesse regole del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, quindi parliamo di personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, altra forma di rapporto, pensiamo ad esempio ai contratti di somministrazione del lavoro. Le spese di personale, anche in questo caso relative a soggetti di età non superiore a 35 anni che abbiano un dottorato, siano dottorandi o siano laureati in discipline tecnico-scientifiche assunti con contratto a tempo indeterminato, subordinato e che siano al primo impiego, concorrono a formare la base del calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del proprio ammontare. Le quote di ammortamento seguono le stesse regole, quindi nel rispetto del tetto massimo del 30% delle spese di personale ammissibili. Poi abbiamo spese per contratti di innovazione tecnologica affidate a terzi, quindi anche in questo caso, così come per la ricerca extramuros, abbiamo attività il cui oggetto sia il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica. Servizi di consulenza, nel tetto massimo del 20% delle spese ammissibili o dell'innovazione tecnologica affidata a terzi, e spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati anche per quel che riguarda la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Sono inoltre ammissibili le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti in diversi settori: tessile della moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobili arredo, ceramica, per appunto la concezione, l'ideazione e la realizzazione di nuovi prodotti e campionari. Il decreto previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico andrà a chiarire anche quali sono in questo caso i criteri per una corretta applicazione di questo comma, anche in relazione a stesse attività svolte in settori diversi da quelli indicati, quindi probabilmente ci sarà anche un allargamento di alcuni settori che in questo momento non sono contemplati in questo primo elenco. Come si calcola? Il credito d'imposta in questo caso è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo,
di calcolo che viene sempre assunta al netto di sovvenzioni e contributi per le stesse spese ammissibili. Il tetto massimo in questo caso è 1,5 milioni di euro ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore ai 12 mesi. Vi è poi un ulteriore distinguo per le attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica. Quindi nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, quelle che riguardano la transizione ecologica e innovazione digitale 4.0 hanno un'aliquota del 10% per la base di calcolo del credito d'imposta. E il tetto massimo è di 1,5 milioni di euro. In questo caso non è stato chiarito ancora quali siano sostanzialmente gli obiettivi specifici di transizione ecologica e di innovazione digitale 4.0. È chiaro che tutta questa parte sarà disciplinata poi in maniera più precisa dal decreto direttoriale previsto. Occorre poi dire che nel rispetto dei massimali indicati e a condizione che i progetti siano e le attività siano separate analiticamente, è possibile nello stesso periodo di imposta usufruire del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, per innovazione e design. Quindi con progetti distinti e attività distinte non è diciamo inammissibile che nello stesso periodo di imposta vi sia l'utilizzo di tutti gli strumenti. Come si usufruisce del credito d'imposta? Si utilizza essenzialmente, esclusivamente, anzi per meglio dire, in compensazione. 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione delle spese e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. Dopo vedremo quali sono gli obblighi di certificazione. Il credito d'imposta per sua natura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano oggetto i medesimi costi, a condizione che la base di calcolo del credito d'imposta sia assunta, come abbiamo detto, al netto delle altre sovvenzioni o contributi e che tale cumulo ovviamente non porti al superamento del costo sostenuto. Facciamo un esempio: se ho un importo di progetto che corrisponde al 100% e ho un contributo agevolato nella misura del 60% di questo importo, la base di calcolo per il credito d'imposta nell'aliquota del 12% sarà il restante 40%. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta deve risultare ovviamente l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili. Innanzitutto dalla documentazione contabile che viene predisposta dall'impresa e poi dall'apposita certificazione che viene rilasciata al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese che non sono tenute per legge alla revisione legale dei conti, questa certificazione può essere rilasciata da un professionista o da una società di revisione legale dei conti esterna e le spese sostenute possono essere recuperate fino a un massimo di 5.000 euro e non concorrono, diciamo, sostanzialmente al credito di imposta, ma vengono riconosciute in aumento, quindi come voce ulteriore rispetto al credito di imposta. Che cosa occorre predisporre? Al fine di, appunto, di essere in linea con quella che è la normativa, le imprese beneficiarie devono redigere e conservare una relazione tecnica relativa al progetto svolto e alle attività svolte in ciascun periodo di imposta. Questa relazione tecnica deve contenere le finalità, contenuti, risultati e metodologie del progetto di ricerca o di innovazione. E tale relazione viene predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività e controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Laddove ci siano attività di ricerca extramuros o di innovazione tecnologica affidata a terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario. Quali sono gli adempimenti? Questa è una novità del 2020. Resta l'automatismo dell'incentivo, ma al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo di acquisire informazioni necessarie all'andamento
la diffusione efficace di questa misura agevolativa, le imprese che intendono avvalersi del credito d'imposta 2020 devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Questo è quanto dice la norma. Dopodiché la stessa norma dice che con un apposito decreto ministeriale verrà predisposto un modello e indicati i tempi e i modi per l'invio di questa comunicazione. Infine, resta da ricordare che il credito d'imposta non può essere ceduto, trasferito neanche all'interno dello stesso consolidato fiscale, non concorre, appunto, non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP, è un incentivo automatico, quindi al di là della comunicazione che abbiamo visto non è necessario fare altre domande o presentare progetti, ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, come abbiamo detto, non comporti il superamento del costo sostenuto. Vi lascio in ogni caso un indirizzo mail al quale potete sottoporre casi specifici e vi ringrazio per l'attenzione. Eccoci qua. Allora, grazie Andrea. Io volevo ricordare a tutti i partecipanti che già stanno scrivendo nel riquadro delle domande. Se ne avete altre potete tranquillamente metterle a seguire. Per adesso Andrea abbiamo tre domande. Paolo Gilli che ci chiede se era possibile poi dopo condividere il materiale. Sì, assolutamente sì. Lo condivideremo anche sui nostri canali, cercando, diciamo, probabilmente caricheremo sul sito di Knowledge for Business o di Innovation Village i webinar in modo da poterli rivedere. Poi, insomma, se c'è richiesta delle slide, potete scrivere alla mail che ha lasciato Andrea. Andrea, la vuoi ripetere giusto per... Sì, allora la mail è incentivi@keyforbusiness.it. Ok. Marco Fiore invece chiede se è ammissibile la consulenza da parte di un professionista autonomo iscritto all'Ordine degli Ingegneri, che è anche socio della società. Allora, sì, in linea di massima sì. Occorre chiaramente, insomma, chiaramente distinguere poi quella che sarà l'attività di ricerca, definire bene quali saranno le attività in capo alla persona, ma diciamo in linea di massima sì, con una serie di, diciamo, di attenzioni, di come dire, cautele che riguardano appunto l'indicazione precisa di queste attività, distinta da quelle che possono essere le attività di, diciamo, di socio dell'azienda, quindi insomma con una netta distinzione delle due cose. Nunzio Marrone chiede quanto ha contribuito e contribuirà in previsione il credito d'imposta sullo sviluppo delle ZES, zone economiche speciali. A che punto in tal senso è il work in progress per il caso della nostra regione? Ma il credito d'imposta è un incentivo fiscale che sostanzialmente di tipo nazionale, quindi non ha delle specificità sul piano regionale. Quelli che sono gli strumenti che abbiamo visto forse nella prima slide in cui andavo a dettagliare un po' il piano transizione 4.0 indirizzati al sud, sono ad esempio quelli per il bonus investimenti, per il credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno. Sostanzialmente l'incentivo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione e design applica sostanzialmente le stesse regole per tutto il territorio nazionale e per tutte le imprese dei diversi settori, quindi senza specificità. Roberta Ferrari ci chiede se è possibile utilizzare il credito d'imposta per una persona che svolge un PhD e rendicontato su un altro progetto finanziato. No, sostanzialmente possono accedere al credito d'imposta le imprese o tutti i soggetti che agiscono come impresa.
Quindi stiamo parlando in questo caso anche di dei cosiddetti enti non commerciali, ma non per la parte istituzionale, bensì per la parte, diciamo, di attività commerciali. Quindi parliamo anche di fondazioni, parliamo anche di associazioni, parliamo anche di altri soggetti che, pur avendo un'attività prevalente non commerciale, quindi istituzionale, abbiano delle attività commerciali. Per quella quota di attività commerciali che, ripetiamo, deve essere residua, possono usufruire dello strumento del credito d'imposta. Il PhD, Roberta Ferrari sempre dice, il PhD è dipendente di un'azienda. Che svolge un progetto di ricerca e sviluppo. Non lo sappiamo. Eventualmente... Esatto. Noi possiamo approfondire la questione, bisognerebbe un attimo capire qual è la natura dell'attività della persona e in che tipo di contesto, che tipo di progetto si inserisce questa attività. Possiamo chiaramente andare come dire, a dare delle risposte sui casi specifici, sentendoci attraverso mail, contattandoci, insomma, attraverso i nostri recapiti, e lì possiamo in qualche modo andare ad analizzare poi in maniera più dettagliata le eventuali risposte. Non vedo altre domande. Comunque ribadiamo che qualora ce ne dovessero essere, comunque dovessero venire in mente a chiunque ha partecipato a questo webinar, Andrea ha dato la disponibilità della mail. Ripetiamo che probabilmente caricheremo i webinar sui nostri canali. Io darei l'appuntamento per chi vuole il 30, sempre alle 11:30, con Mario Malinconico, dove avremo un'introduzione iniziale, dove Mario presenterà TechUp, la startup di trasferimento tecnologico che abbiamo sviluppato, e parlerà poi dopo anche di rifiuti e insomma un po' una panoramica anche sull'economia circolare. Non so se Francesca vuole aggiungere qualcosa. Appunto, ti avrei chiesto di ricordare l'appuntamento prossimo e, diciamo, a questo punto io direi di chiudere, salutare tutti quanti, ringrazio tutti i partecipanti e appunto vi invito a tenerci in contatto assolutamente. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie mille.